di scoppiere in bomba. Ah, ah, si tratta di me, dai reggiti forte che spacco le porte. Ah, ah, arrivo da te. Una vera e propria bomba in tutti i sensi, per la grinta in campo, ma anche in relazione a quella che ha scagliato contro la porta del malcapitato Rafael, uno che fino a quel tiro al 70° aveva indossato il mantello di Superman ed era schizzato a destra e sinistra per fermare gli assalti di Zapata, De Paul e soprattutto intercettare il penalty di Cyril Theroux. Ma su quel missile di Stipe, no, non c'era mantello che avrebbe tenuto botta, anche perché da un lottatore come lui, siamo sinceri, ci saremmo aspettati sì un gol, ma magari diverso, e forse in pochi pensavano che quella conclusione potesse fruttare una rete così meravigliosa, e invece tripudio bianconero è passato proprio per quel tiro, e allora poi vai giù di selfie con l'eroe del giorno, oltre ai cori, nel post partita. D'altronde Stipe eroe lo è ogni giorno e non soltanto quando segna, perché ridurre l'impatto di un atleta su una squadra ai soli gol che fa in campo sarebbe limitativo di quello che lo stesso riesce a dare al suo gruppo, quel gruppo che Del Neri ha davvero rivitalizzato in tempi anche sostanzialmente brevi, come testimoniato dal ghostwriter della vittoria bianconera contro il Cagliari, quel silenzioso Sven che ha rimpiazzato un opaco Badu e ha restituito geometrie ma anche fisicità a un centrocampo in leggero affanno. Il belga è stato fondamentale nell'apparecchiare il gol meraviglioso di Stipe e a soffocare le giocate di Taxidis. Nel finale un paio di interventi non irreprensibili di Karnezis hanno rischiato di rimettere in gara il Cagliari, con Oreste che si è anche riscattato bene su Farias, brividi finali però che hanno rischiato di compromettere una vittoria a ogni modo netta, con il salvataggio sulla linea di Capitan Danilo che ha mantenuto inalterata la festa e il pomeriggio da protagonista di Stipe Perizza, che ha risposto all'amico Matic a distanza. Su quale gol sia più bello se ne discuterà, lo faremo anche noi, dice. Certo, anche il buon Nemanja sarà sobbalzato sul divano al gol di Stipe, che urla la sua voglia di campo, di giocare, di essere determinante con i gol, oltre a esserlo già abbondantemente con il suo contagioso ottimismo, perché ormai l'Udinese ha armi giuste per puntare la parte sinistra della classifica con una rosa sempre più pronta e sempre più fondata sulla forza del gruppo. Ben ritrovati al Tonight, bravo Stipe Perizza, ma bravo a tutto l'Udinese, la copertina di Stefano Giovanpietro come sempre ha infarinato e apparecchiato quella che sarà la puntata di questa sera, tanti temi, eccolo qui, siamo, amico mio, siamo divisi, ma vicini, sta più larga, no, ma perché, sai perché, siamo come gli alfieri, agli scacchi, perché qua abbiamo da difendere re e regine, da re indiscusso il barone Franco Causi. Buonasera a tutti, ciao Marina, vi hanno messo sugli esterni, sulle fasce, tutti e due, sì, sulle fasce, fatto come Del Neri ieri, passate a 4-4-2, c'è una regia occulta che ci divide. Le vuoi fare la regina? No, faccio l'alfiere. L'alfiere, anche tu. No, io te facciamo diga nel mezzo, no? Voi fate qua il centrocampo di qualità, cioè la gamba di Guido Gomirato, quella dura entra, neanche Sergio Ramos entra come Guido Gomirato. E poi c'è Pietro Leotto vestito da inverno. Sì, sì, veramente fa freddo. E comunque mi sembra di essere invece in un clima primaverile degli internazionali d'Italia, perché sarò tutto il tempo così. È vero. No, sai, per vedere se siete belli attenti. È successo quello che è successo ieri con Del Neri, dopo mezz'ora ha cambiato 20 minuti e cambia 4-4-2 e vi hanno messo anche a voi, avete cambiato modulo. Abbiamo cambiato modulo. Dobbiamo tra l'altro oggi seguire tantissime partite. Adesso che da qui non riesco a bacchettarti, a fermarti, no. Non arrivo con la mano. Libertà, mi accentro sul piede forte, sul destro, faccio un po' ciò che voglio. Detto questo, no, dobbiamo seguire davvero anche tantissime partite, siamo molto attivi con il Barone, c'è Pescara Roma innanzitutto 0-0, sì. C'è la vittoria per ora del Novara sul Vicenza in Serie B 1-0, perché c'è un'infrasettimanale, in Serie B non si fermano mai, ma c'è la Lega Pro, per adesso sono comunque tre pareggi, il Padova è sull'1-1, 0-0 tra le due squadre, il Pordenone è in vantaggio, quindi il Barone mi aggiorna, il Pordenone è in vantaggio, quindi al momento è avanti al Parma e sarebbe al secondo posto. Ma mi ha messo vicino alla porta perché me ne devo andare qui. No. E tra l'altro comunque 349 308 1741 per scriverci tutti i vostri messaggi, questa è la
ruolo principale anche di Smistà. Giovan Pietro, se tu hai coraggio delle tue azioni, ieri io ti ho mandato dei messaggi a degli orari ben precisi. Purtroppo devo riconoscerlo, mi fa davvero malissimo, ma il primo non ti fa onore. No, il primo no. Alle 15.31 no. Mi ha scritto Lopara. No, immaginate cosa è successo, ma soprattutto no. Alle 16 e qualcosa, mentre entrava Perizza, segna lui. Ho scritto Perizza gol e detto fatto, perché conosco i miei polli. Io stavo lì per risponderti, ho detto gli scrivo, secondo me segna un difensore, scrivo Angelo o Felipe. Ha scritto Felipe. Poi però ho il fantacalcio Felipe, ho scritto fa gol Felipe. T9 ha corretto Felipe in Angela. No, tra l'altro bravo anche Angela, poi ne parliamo perché comunque ragazzi si è fatto trovare pronto. È un ragazzo che porta bene. Da quando gioca lui, fatto guarda, fai felice Nerella, che lei è, sai che... Beh, ma al di là che porta bene, no, ma poi gioca giocando, bene, è importante. Sta giocando anche però, molto però, insomma, bene. Il tema centrale di questa copertina, a parte è una vittoria importante, 3 vittorie di fila, caro Guido, caro Pietro, non accadeva dal 2013, campionato 2013? 3 vittorie di fila in casa. Sì, è vero. Ecco, quindi questi sono i numeri. Comunque superate le ultime 3 stagioni in termini di classifica, in termini poi di rendimento. Poi la regia. Poi parlate di quello che volete, però mandiamo anche quella che è la grafica, perché giustamente il tema centrale della copertina era assisti per Perizza, ma anche questo gruppo ritrovato, perché chi entra fa bene, chi entra risolve le partite, cioè davvero la forza del gruppo è quello che sta diventando il punto forte dell'Udinese. No, la prima, poi la seconda mi sono impegnato un po' di più. No, però la prima generica, la seconda un po' più particolare. Allora, si è messo anche agli atti che io ho sempre difeso questo giovanotto che arriva dalla Croazia, che si chiama Stipe Perizza, che magari ha un modo tutto suo di correre, lo voglio bene perché è dinoccolato come me, noi altoni che non andiamo bene. Però quando serve, caro Barone, questo ragazzo... Beh, quando abbiamo rivisto finalmente, l'abbiamo rivisto finalmente un giocatore che all'inizio, sai, quando entrava, cambiava sempre la partita. Ieri l'ha fatto alla grande, quindi con questo grandissimo gol, ha preso un palo e quindi poi ha avuto anche l'occasione di fare questa doppietta. E poi ci tengo anche a rimarcare anche l'entrata di Kunz, no? Sì. Che anche lui ha dato equilibrio a questo centrocampo, perché quando Gigi Del Neri ha cambiato modulo, qua è passato a 4-4-2, sinceramente Perizza ha dato una grossissima mano ancora una volta a Zapata, che secondo me Zapata ha bisogno sempre di uno vicino per saltarsi anche lui, quindi Kunz ha equilibrato il centrocampo, perché in quel momento lì Badu era un po' sofferente, quindi, e io credo che la squadra ha risposto alla grande, quindi se il primo tempo è finito 0-0 il merito è del portiere del Cagliari, Rafael, a prescindere dal rigore sbagliato da Terò, però credo che abbia fatto delle parate veramente importanti, quindi secondo tempo l'entrata di questi due ragazzi hanno fatto la differenza, bravo, e finalmente bravo il mister a cambiare modulo e a dar fiducia a questi ragazzi, specialmente a Perizza, veramente era un giocatore che quando entrava dicevamo è un giocatore che tutti gli allenatori vorrebbero avere, poi si è perso. Sì, ieri invece ha dimostrato, l'abbiamo anche sì, qualche volta detto anche in questa trasmissione, e ieri ha dato veramente dimostrazione di essere tornato veramente forte, caratterialmente, perché l'ho visto anche entrare determinato, e questo è molto importante. Poi mi è piaciuto molto alla fine, insomma, anche questo passaggio in curva con i tifosi. Sai, una partita che hai dominato, a noi ci hanno mandato dei messaggi ieri a me, quando eravamo in trasmissione, ha detto che il Cagliari meritava di pareggiare, ma io ho detto, si vede che il primo tempo non l'ha visto, chi aveva mandato il messaggio. Quelle occasioni di perdere. Abbiamo occasioni, la vittoria è stata sofferta, perché alla fine poi hai, sai, i cambi che ha fatto anche Rastelli hanno portato un po' di squilibrio, un pochettino di apprensione alla... Sì, alla fine una... Però alla fine sei il salvataggio di Danilo, però sì. È stata una partita sofferta, però i 3 punti sono importanti, li hai portati a casa. Max, rivedevo il gol di Stipe, non è un gol da Stipe, questo è proprio un golasso, no, lui è più un po' un rapinatore. Non l'abbiamo già premiato ieri io e Stefano, abbiamo detto il gol oggi. Siamo le mani. Quindi... Vero? No, prima di tutto è un bel gol come fattura tecnica, perché si posiziona, guarda come viene... Scusate, come si smarca principalmente dall'uomo, con grande anche errore in fase difensiva del suo lo marcatore. Lo calcia interno collo, non lo calcia di collo pieno. No, e poi bravo lui, e poi si vede che è un ragazzo che cura molto anche la parte dell'allenamento personalizzata. Perché all'inizio queste giocate qui lui non ce le aveva, lo vedi che si ferma a personalizzarsi. Quindi è un gol suo, sì, bello. Però secondo me va premiato e diviso anche con tutto lo staff, perché se tu vedi l'esultanza che c'è tutta l'esultanza della panchina per un lavoro che c'è dietro
di tecnica personalizzata. Se vuoi, tra l'altro, abbiamo fatto molte domande a Perizza. Di solito non sentiamo le interviste post partita, però ha dato davvero tantissimi spunti, perché la cosa che ha colpito è che il primo andato a abbracciare era Cyril Theroux, poi sì, ci ha svelato anche perché gli è venuto in mente di tirare questo tiro da fuori. Se sei d'accordo, ci sentiamo quello che ha detto subito? Ieri, perché sono delle cose molto molto interessanti. Sono d'accordo, sono qua distante, non posso neanche venire a impegnarti. Sì, certo, cosa adesso devo dire? No, se era un bello giorno, volevo vincere, io ho dato il mio massimo e era abbastanza bene per vincere oggi. Ovviamente sei ancora giovane, però di gol in carriera ne hai fatti, possiamo già dire, il più bello. Sicuramente il meno adatto alle tue caratteristiche, tu di solito sei più attaccante d'area di rigore, oggi un bolide all'incrocio dei pali, è tanta roba. Sì, ieri guardato Chelsea Tottenham, ho visto che Nemanja Matić ha segnato gol in croce. Stamattina ho parlato con lui e lui mi ha detto che lui ha bomba in piedi, sai, che lui è troppo forte. Io ho detto ok, vediamo, provo anch'io a farlo. Allora facciamo un parallelo, andiamo a vedere chi l'ha fatto più bello, però rimaniamo su quello, il gol più bello che hai fatto finora, questo ne hai fatti di più belli, magari poi li andiamo a cercare. E non lo so, in Udinese magari sì, però ho fatto abbastanza belli gol in Olanda e in Croazia. Andremo a cercare, quello ovviamente è un gol importante, soprattutto per la vittoria. Nel finale si è un po' sofferto perché il Cagliari ha anche avuto una grande occasione, però è un Udinese che ha meritato comunque molto la vittoria. Sì, questo è calcio, dopo 2-0 noi abbiamo 2-3, abbiamo un palo, abbiamo uno che abbiamo io tirato vicino al palo, sai? E quello in calcio, se non punisci loro, loro palla si torna, sai? E loro hanno fatto gol, secondo me il fallo di era fallo di De Paul, sai? Però adesso non sono arbitro, non voglio decidere io, però sai, e dopo entra nervoso in ultime 2-3 minuti che abbiamo giocato e questo è calcio, quindi dobbiamo risolvere il problema prima, risolvere partita prima che finisce. Assolutamente d'accordo. Sulla tua esultanza invece, ovviamente molto felice, sei andato subito ad abbracciare Theroux, lo hai anche indicato perché? Sì, guardate, io ho fortuna che Cyril Theroux impara cose che lui aveva di sua carriera, perché secondo me Theroux è il nostro migliore giocatore, sono onesto, sono sincero, e adesso lui mi impara cosa io devo fare, errori che lui ha fatto che io non farò, e quindi io devo ringraziare a lui perché mi impara, sai, più facile diventare più forte con uno come lui, vicino come lui. Sai. E l'ultima domanda è sul prossimo turno. Si va a Bologna, una partita difficile perché ieri hanno messo in difficoltà l'Atalanta, però che partita sarà? Con quale voglia si deve andare a vincere? Sì, Bologna è una bella squadra, anche ieri hanno giocato bene contro l'Atalanta, però noi siamo in forma, noi giochiamo bene e spero che possiamo vincere. Vediamo qual è il gol migliore. Però Guido, allora, innanzitutto, ieri Del Neri diceva anche in post partita che può convivere tranquillamente con Zapata, anzi, meglio, che non è il sostituto. No, ha detto proprio che non è il sostituto. Non è il sostituto di Zapata, come più volte l'abbiamo detto. Esatto, che devono giocare qua piuttosto insieme. Ecco, di Perizza devo dire che mi ha stupito ieri l'eleganza, la coordinazione nell'esecuzione, nel tiro, due volte, tre volte addirittura. Sai che l'ho criticato io perché dicevo che non era coordinato, mi sembrava addirittura un tenista John Isner, invece ha fatto di progressi, perché ieri quel gol è un gol degno di un giocatore vero, di un grande giocatore, perché è un giocatore di un tiro che è potenza e tecnica. Poi ha fatto anche un palo in diagonale, quindi un'esecuzione diversa, ma lo stesso ci ha messo la giusta coordinazione, poi il tiro che ha sfiorato il palo. Quindi complimenti a Perizza, perché sì, è vero, come dice Causio, che ha avuto un momento di difficoltà, però stiamo parlando in questo caso, sì, a ragion veduta, di un giovane inesperto, più che giovane, perché 21 anni, 22, io non li considero più giovani, i giovani secondo me hanno 18-19 anni, ma ha giocato poco finora.
almeno come minutaggio, e nell'Udinese dove giocava prima. Per cui, quando sei così inesperto e giochi poco, non puoi avere un rendimento costante. E sappiamo che ci sta per qualsiasi giocatore, anche per il giocatore di rango, anche per il campione, un momento di flessione. L'ho avuto Zapata, lo sta avendo Theroux, lo hanno avuto un po' tutti nell'Udinese e nelle altre squadre. Per cui io non mi ero preoccupato su questa sua involuzione, peraltro momentanea, di persa. Ieri ha reagito alla grande, ha dimostrato di avere ancora ampi margini di miglioramento. Quindi complimenti davvero a questo giovane, che in allenamento si comporta veramente da professionista autentico, come dice poi qui Moras, perché io vado ogni giorno a vedere gli allenamenti, posso dire che questo giovanotto veramente dà tutto. Pietro, tra l'altro, al di là di questa bellissima esultanza, volevo fare un assist a Pietro, perché ieri si sono sprecati i paragoni, però abbiamo visto questo gol. E anche la preparazione che è vincente, perché sbilancia Bruno Alves, che fino allora, ne parlavamo con il Barone, era tra i migliori in campo. Sì. Con questa finta rapida va dentro, fuori e poi spara. Addirittura qualcuno ha ricordato qualche gol di Batistuta. Però, al di là che ci sono 1000 chilometri ancora da percorrere, è un gol che fa sperare in una crescita. Guarda, io penso che ha ragione Del Neri. Ieri ha detto quella frase di Marina, è... Abbiamo capito, scusate, che praticamente qual è il ruolo di Perizza. Cioè, quindi fa parte un po' dei lavori che sono stati fatti da ottobre in poi, no? Quindi prima Perizza era più che altro non solo l'alternativa a Zapata, si cercava di metterlo, ha cercato di proporlo anche lui alla Zapata, insomma, non sono stati grandi risultati. Secondo me il suo ruolo può essere veramente quello di punta d'appoggio, perché aiuta fisicamente, è un giocatore un po' alla Mandzukic. Cioè, giocatore che fisicamente è molto forte, ma è anche mobile. È anche mobile, sì. Ecco, quindi ha meno tecnica di Manzo, che sicuramente, ma però vedo che sta affinando anche alcune armi, tra cui il tiro da fuori, che se ha una castagna simile è giusto che provi a cacciarla. Quanto utile può tornare nella prossima stagione? Ecco, questo è un discorso che io ho affrontato fino a qualche minuto fa e comparirà domani sul giornale. Cioè, l'Udinese ha 3 carte da giocarsi, perché in poche parole ha da valutare Theroux, che è un giocatore che ha una certa età, è il giocatore sicuramente di maggior classe, lo riconoscono anche i suoi compagni di squadra, l'ha detto Perizza, però ha 34 anni e ha avuto un girone di ritorno molto difficile. Ma non sta bene fisicamente. Perché fisicamente non sta bene, quindi la società dovrà valutare questo, purtroppo, non si discute insomma il giocatore, la sua classe, il tasso di classe. Ha un giocatore come Perizza che deve giocare, e ha un giocatore che è stato presentato già a gennaio come Kevin Lasagna, che è uno dei giocatori in quel ruolo più interessanti della Serie B, che verrà sicuramente in bianconero. Quindi adesso io non so, sceglieranno sicuramente bene, come dice sempre Guido, nella stanza dei bottoni dell'Udinese. Ma Perizza, non so, può darsi, io secondo me, o gioca o va un anno in prestito. No. Adesso non so se gioca, comunque credo che il prossimo anno rimanga l'Udinese, non dico che partirà titolare, dopo dipende da lui, però rispetto allo scorso anno ha fatto i primi salti di qualità, li sta facendo tuttora, per cui ha già segnato 5 gol, e sono un buon bottino per uno che non ha giocato molto. Per cui, se tanto mira tanto, perché deve essere ceduto? Perché è chiaro che ci sono 3 giocatori che hanno delle caratteristiche, sì, almeno di ruolo. Ma in una rosa ci vogliono 4-5 attaccanti. Io non ho detto che deve partire titolare. Sicuramente uno è Lasagna. Bisogna vedere di Evandro cosa farà la società, cosa deciderà Del Neri. Poi hai un puntone di peso modello Zapata. Quello è un po' il punto di domanda. E dipende anche Theroux. Cioè, perché se c'è un'offerta importante per Theroux, te lo va via. Ecco, allora vedi che perché... sei anche tu con le mie, sulle mie, insomma, mi viene a valutare un po'. Ma adesso stiamo parlando del mercato come se fosse un problema, non è un problema. No, anzi, perché, è un gran bel problema, perché, sinceramente, perché, visto queste perché la proprietà, il mercato ha dimostrato di saperlo fare. Non sempre le ciambelle sono uscite col buco, però in 22 anni, almeno da quando l'Udinese è in Serie A, e tra Lazio, Sensini dell'anno, Balbo, eccetera, eccetera, da quando è sempre in Serie A, credo che l'Udinese abbia sempre fatto una buona campagna acquisti e cessioni,
salvaguardando il bilancio, che non è una cosa secondaria ma è primaria, perché questa è un'azienda economica particolare, quella del calcio, perché il risultato deve essere positivo dal punto di vista economico, positivo dal punto di vista tecnico-sportivo. Certo. E sinora l'Udinese c'è riuscita, questo lo dicono non io, i libri. I numeri. Questi libri, i numeri, la storia. Allora, a questo punto dobbiamo dare delle immagini a, a questo discorso, no? Perché ieri Steve Perez ha fatto di tutto. Io volevo rivedere il video in curva. Cioè? Tu vuoi rivedere il video in curva? C'è sempre il video in curva. Se vuoi lo possiamo, lo commentiamo insieme, magari. Poi cosa poi mi fai alziamo rivedere? Anche quelli che sono gli effetti, il coro che ha fatto Stipe Perizza. L'ultima volta che un giocatore è andato lì sotto a far così è stato di Natale, all'addio della partita con il Carpi, fumando sigarette ovviamente a fine carriera. E qui ieri possiamo anche un po' alzare, il coro è il classico, con un giorno all'improvviso, veramente una bolgia, lui è in grado di portare dietro chiunque con il suo, ripeto, entusiasmo, è contagioso, con un bambino anche un po' con la cresta all'AMSIC e gli occhiali da sole, guidato la curva come se nulla fosse, come se avesse fatto il capo ultras da sempre, eccolo qua, Stipe Perizza, ieri davvero pomeriggio da protagonista, se lo sentiva. Allora è difficile anche che però i tifosi magari facciano dei cori a quei giocatori che giocano un po' meno. Però lui ieri... Lui è stato acclamato tantissimo, che poi tutto anche oltre a un grandissimo Faraoni Pagaci da bere, che è stato il coro più bello di ieri, credo. Faraoni. No, però c'è stato un coro particolare, vediamo se avete fatto caso. Quale? Ieri. Del Neri, portaci in Europa. Ah, gli abbiamo chiesto a Del Neri. Esatto, sono portati avanti. Ma è stata bella anche la risposta del mister, Nothing più in tempo. Sì, è vero, l'ha detto in friulano. Sì, è stato, l'ha dato in friulano, giustamente, però è stato bravo no, anche però lui. Ecco, la controrisposta è si portano avanti per la prossima stagione. Però caro, assolutamente, perché quest'anno ormai credo che... Però è indice del clima che c'è anche tra la tifoseria, tra l'altro anche ieri lo stadio bello pieno, belle iniziative, e la gente si occupa sul bellissimo. I risultati portano entusiasmo. Beh, autostima, anche fiducia, della fiducia che Neri ha creato, perché questa è una squadra che ha un'identità, ha un'anima, prima non ce l'aveva. Oggi è credibile, tutto lì è credibile nei giocatori. Tu dilla come vuoi, io la dico come la penso, però ti dico che questi ragazzi, chiunque entra sa cosa deve fare, e questa è la verità. Quindi infatti da casa ci chiedono anche di sottolineare, e l'abbiamo fatto, quella che è stata la grande prestazione di Kums. Direi che con Perizza hanno viaggiato su due binari paralleli, proprio di buona prestazione, lo possiamo vedere anche con le immagini. Però prima ti propongo la seconda grafica, che riguarda però le parole di Perizza, che ha detto che il suo insegnante è Cyril Theroux, ovviamente, eccolo qua, questa è la seconda grafica. Questa mandagliela, gliela manderemo, spero che ci stia guardando. No, poi, stava cercando il canale, vediamo se ne è. Il compito dell'allievo è sempre quello di superare il maestro, però noi ci immaginiamo durante la settimana questo Theroux insegnante che va appunto a dare le sue nozioni a Stipe Perizza. Vediamo al volo. Il gol lo abbiamo visto, però va sottolineato sul gol quella che è stata l'importanza comunque anche del pallone recuperato da Sven Kums. Il Cagliari ha protestato per un fallo che assolutamente non c'è. Quello che ieri Kums ha avuto in più rispetto a tutte le partite che ha giocato è stata proprio questa grande grinta, agonismo, cattiveria, andava su ogni pallone sempre in anticipo. Scusa Stefano, lui ha giocato in un ruolo non suo, ha giocato vicino ad Alfredson. Praticamente 4-4-2. Sì, questo 4-4-2 faceva il secondo centrocampo. L'ha sgravato anche probabilmente. Probabilmente neanche beneficiato, perché da lì in poi Taxidis ha avuto delle grandissime difficoltà. Prima aveva sicuramente più spazio, ecco qua. Tra l'altro, come dice giustamente Franco, lo abbiamo selezionato qui, quello che è un 4... Abbiamo fatto gli auguri a Theroux? Sì, li abbiamo fatti nel TG. Okay. Non oggi, ma nel TG abbiamo dedicato una clip a Cyril Theroux. Tra l'altro arrivano anche gli auguri a Gomirato da casa, in ritardo. Guido, però, in ritardo, però tanti auguri. Abbiamo festeggiato anche quelli. Tanti auguri, come Theroux. Come Theroux. Ecco qua il 4-4-2 dell'Udinese. Qui non si vede la linea difensiva, però sono abbastanza evidenti i due attaccanti e i quattro centrocampisti. E c'è Kums che fa proprio questo ruolo di andare avanti e indietro, di svariare molto. E il suo compito è anche quello di andare spesso sulle tracce di Taxidis, cosa che farà estremamente bene, procurando quasi tre gol di Stipe Perizza. Uno è il gol, l'altro
è il palo. Qui Sven Kums mostra tutta la sua intelligenza tattica, proprio anche l'anticipare il movimento di Taxidis, che è l'unico che può effettivamente ricevere questo pallone, che viene servito magari anche un po' male, si apre un 4 contro 3 perfetto, lui fa la scelta più giusta e qui, giustamente Barone, tu dicevi... magari il controllo. Sì, il primo controllo lui se la porta un po', se la allarga un attimino troppo, guarda. Sì, se la stoppa un po'. Vedi? Però diciamo che poi riesce a incrociare molto bene, sfortunato, a prendere. Se lui va dritto per dritto, probabilmente riesce a fare anche il secondo gol. Questa è la prima occasione e la seconda è praticamente una fotocopia. Succede la stessa cosa perché il Cagliari poi ha sofferto molto questa pressione degli uomini dell'Udinese che andavano praticamente su tutte le soluzioni. Qui vediamo praticamente c'è un uomo per ogni giocatore del Bologna e del Cagliari, pardon, che alla fine, facendo girare il pallone, deve provare la verticalizzazione, recupera la sfera Kums, verticale immediata per Stipe Perizza, qui da manuale il movimento di Zapata che va a portare via due uomini a Stipe Perizza, si apre una voragine, ne approfitta il croato che questa volta viene murato all'ultimo, ma anche qui praticamente è un gol quasi fatto. E quindi sia Kums che Perizza hanno un po' stravolto quello che è stato l'equilibrio della partita. Ascoltate attentamente, 21:25. Facciamo la prima fascia però, cara regia, andando ad ascoltare un po' di interviste, di voci su Stipe Perizza. Vediamo se ha trovato il canale poi Stipe. L'argomento Perizza, perché oggi ha fatto un gol incredibile, onestamente quando l'hai visto calciare da quella distanza ti immaginavi un gol all'incrocio dei pali così, perfetto. Lui ha mette tanta cattiveria, ha una voglia incredibile di essere protagonista. Penso che è meritato questo gol, perché anche sabato scorso contro Napoli, secondo me lui è entrato bene. Penso che questo è merito del nostro allenatore, perché ci fa sempre tutti stare pronti. Questa è, secondo me, la cosa, secondo me, che possiamo guardare avanti per il prossimo anno. Ti aspettavi che la mettesse all'incrocio dei pali? Un gol pazzesco, bellissimo. Sì, allora diciamo che oggi l'ho visto entrare molto molto fresco, molto molto carico, quindi ha sicuramente meritato di fare questo gol, avrebbe meritato di fare un altro, e lui deve continuare su quella strada, perché secondo me, oltre ad essere un mio grande amico, è anche un grande calciatore, e adesso è... arriverà il suo tempo, che deve dimostrare le sue qualità. Oggi Stipe è entrato alla grande, lo stesso Kums è entrato alla grande, quindi bene così, andiamo avanti come stiamo facendo. Ecco, penso che il gruppo sia un fattore fondamentale, che ognuno sa quello che deve fare senza fare confusione in allenamento, se gioca meno o non gioca. Anche perché conta il campo, dobbiamo fare bene in campo, ognuno deve fare bene quando viene chiamato in causa, e oggi dalla panchina sono stati molto bravi.